Presentato al PAN il breve saggio Napoli promemoria di Vezio De Lucia, urbanista assessore dal 93 al 97 della prima giunta Bassolino, che ripercorre la storia dello sviluppo urbano di Napoli partendo dai famigerati scempi delle mani sulla città raccontati da Francesco Rosi. Vezio è una delle rare persone, vorrei dire delle rare storie, delle rare parabole di vita che dimostrano che non siamo obbligati a scegliere tra essere fedeli a noi stessi e non provare, ma riuscire a cambiare il mondo. Non si deve scegliere fra queste due cose, si possono fare tutte e due. E davvero viviamo un tempo in questo paese in cui la scelta, questa scelta drammatica, sembra obbligata. Riuscire a fare qualcosa, incidere la realtà rinunciando ai propri principi, ai propri progetti, o invece rimanere fedeli a quei principi e confinarsi in una sorta di impotenza di fatto. Non solo questo libro, non solo le cose che vengono raccontate, ma direi tutta la traiettoria di Vezio De Lucia dimostra che invece si può, e credo che sia molto importante dirlo in questo momento e dirlo così bene. De Lucia ricorda che il piano regolatore napoletano è l'unico fra quello delle grandi città a non prevedere consumo di suolo, col 60% del territorio comunale sottoposto a tutela rigorosa. Il volume arriva fino ai giorni nostri col progetto di riconversione dell'area di Bagnoli, che per De Lucia rappresenta il simbolo del rinnovamento della città. Quando noi facemmo la critica al governo Renzi, parliamo del 2014, Renzi aveva da poco preso il 42% alle europee. Era un uomo molto forte, molto ossequiato, devo dire. Io l'ho visto anche in alcune iniziative pubbliche a Napoli, dove era difficile trovare qualcuno che non gli chinava il capo quando lo incrociava. Eppure a noi con lo sblocca Italia ci parve davvero un attentato a dei principi della Costituzione. Cominciare dai poteri del Consiglio Comunale, il sindaco, lasciamo da parte, il Consiglio Comunale, la città, decidono altri al posto nostro. E io ricordo che fummo molto criticati, ma soprattutto fummo molto attaccato che il sindaco rischia di mettere in isolamento la città. Io invece credo che quella, non per merito solo nostro, perché noi devo dire abbiamo lottato, ma io ho visto una città molto attenta, con un dibattito anche molto franco e secondo me molto utile. E quella lotta, dove secondo me poi abbiamo avuto ragione, ne stiamo parlando anche adesso, ha portato al miglior accordo su Bagnoli. Conoscere, leggere questo libro, non solo per sapere cosa è successo, ma anche per sapere che è ancora possibile che succeda. Lo so che fa molto, insomma, viene in mente Troisi inevitabilmente, ma il discorso è: ricordatevi di cambiare il mondo. Il problema è questo, ricordatevi che dovete non morire, ma cambiare il mondo. E che questo è possibile.